Via. Quest'oggi vi parlo del condizionatore d'aria e del brevetto del condizionatore d'aria. Il condizionatore d'aria nasce come brevetto, come idea, nel 1986, quando studiavo i gas. Studiando i gas, vidi che i gas, quando si espandono, si raffreddano. Mi venne in mente di condizionare l'aria. Ne parlai con i miei nonni ingegneri, ingegnere meccanico Francesco Morgillo, mio nonno, ingegnere elettronico Antonietta Miele, mia nonna, e mi dissero che il condizionatore d'aria già esisteva, quindi non bisognava inventarlo. Mi venne in mente di modificare il brevetto e appunto disegnai il condizionatore d'aria come che conosciamo oggi. C'è una parte esterna e una parte interna, la parte esterna con la ventola che raffreddava e la parte interna con un ventilatore che buttava l'aria. E chiese ai miei nonni di modificare il brevetto del condizionatore d'aria e nacque il condizionatore d'aria a muro che conosciamo oggi. Quando brevettai il condizionatore d'aria, decisi di dare questo brevetto a diverse aziende. Tra le aziende che diedi questo brevetto, la Sauner Duval, un'azienda che faceva lo sponsor al basket, del Potenza, la squadra dove io giocavo. Io giocavo a pallavolo e dopo c'era il basket. Nel 1993 circa telefonarono a casa e ci minacciarono che appunto questo brevetto lo dovevamo cedere. E appunto io dissi a mia mamma di cederlo a due miei amici, Edmondo Landi e Gigi Chiriaco. Appunto, diedi questo brevetto a loro, mia mamma si ricontattò sicuramente, diedi questo brevetto a loro e ho saputo che sono mancati, quindi mi sento un pochettino in colpa per quanto riguarda la morte di queste persone. A puntare il dito su queste morti, due bravissime persone, sia Edmondo che Gigi, a puntare il dito una banda di pedofili che si era appropriata dei miei brevetti e che appunto uccidevano tutte le persone che mettevano la mano su questi brevetti. Con questo ho finito, vi saluto e arrivederci.